tutti. Possiamo dire Chuck si gira. Stavo raccogliendo dei Lechum repandum. Poi è saltato fuori anche lui. Piccolino, No, sempre funghetto è. È di misura, perché la cappella è superiore ai 3 cm. Comunque noi lo raccogliamo e poi si richiude sempre il buco. Ora lo pulisco e continuiamo la ricerca. Ma vediamo. Ciao ragazzi. Chuck, parte 2. Lettus. È rosso questo, eh? Rock. Bello cazzo. Questo qua è un wild mushroom. Wild action. Il bosco ha cambiato tipologia di funghi in queste ultime settimane, adesso sono quelli. Poi io raccolgo anche gli steccherini dorati. Sono praticamente come i galletti, però se, quando fate il sugo sarebbe meglio togliere il gambo perché dà un sapore amaro. E sotto sono fatti così. Sono tipo questi aghetti. Ma sono buoni comunque, sono molto buoni. Mi sa che oggi li metteremo in una bella pasta asciutta. Colorazione arancio vivace. Bellissimi, eh? Servo le ginocchiere. Questi qua invece dal colore mi sembrano proprio galletti. Questi qua sono proprio galletti. Buonissimo. Cantarellus cibarius. E qua da togliere. Risulta quanto difficile, vedete la differenza. Uno c'ha le lamelle così, l'altro c'ha gli aghetti. Ciao. Ciao. Mamma. News? Un po' di vuoto. Ottimo. Questo qua è proprio un bambinum. Io ho trovato sempre in mezzo tra via, tra le sassaie. Guarda che bel boccetto. Bello. Ho trovato prima. Bello, bellino. Poi lì c'era solo la cappella, ma c'era un bel gambo. Oggi ci si accontenta.
Dopo il carpaccio, cosa c'è qua? Sai che non è lui. Vedi come possono fregare i funghi? Sì. Questo qua non è lui. No. Questa è la cosiddetta famiglia di steccherini dorati. Sono pochi.